Amo questa cosa, solo che io sono polsolesa e scoordinata. Ehi, bentornati! Se vi ricordate, qualche giorno fa mi sono super entusiasmata per il debutto delle Le Sserafim. Da YouTube, dal gruppo Telegram e da TikTok ho scoperto che in realtà la canzone a tanti non ha per nulla convinto e probabilmente è dovuto al fatto che ha uno stile molto maturo, è molto stiloso, ha il classico anti-drop che adesso sta andando davvero tanto di moda, che appunto fino all'anno scorso non facevano molto spesso, almeno non nelle title track, perché ha un elemento nel coro che richiede un pochino più di sforzo per abituarsi e anche per farsi piacere la canzone. Nel frattempo, le Seraphim sono diventate il girl group che al debutto ha venduto più album nella storia, quindi congratulations! E giustamente hanno affrontato un'altra controversia riguardo una parte che si vede nel video e di cui mi avete parlato anche voi, sia qui su YouTube che su TikTok, ovvero la parte sul pavimento. Non so se avete presente Swalla, non so come si pronunci. Avevo però notato nello showcase che quella parte non c'era completamente. Io ho l'abitudine, nei gruppi che mi interessano e negli artisti che mi interessano, di seguire almeno le prime 2-3 settimane di promozioni proprio con il microscopio. Bam, bam, Amo questa parte qua, tipo domino. Che carina con le gotine così rosa. Kazuha, ti ricordo che io sono il tuo tappeto. Te lo ricordi? Il calcio, quanto lo amo. Adoro nelle coreografie quando c'è la parte solista di una cantante e fa tipo la piroetta o qualcosa del genere, come fa Yunjin qui. Ora arriva. Eccola. L'ho fatto al contrario. I'm fearless. Come fa a non piacervi? I'm fearless. Tra l'altro, cosa che apprezzo e che non so quanti di voi l'abbiano notato, me ne sono appena resa conto io, è che chi ha fatto la coreografia di questa canzone è molto bravo, perché solitamente è molto difficile lavorare con i gruppi che hanno il numero pari e si tende molto spesso nei gruppi che hanno numero pari a tenere un membro nascosto molte volte. È più facile lavorare con i gruppi con numero dispari perché riesce a metterne uno al centro e poi gli altri in maniera speculare, mentre invece con i numeri pari non puoi avere quella persona al centro e allora tendi a mettere una persona al centro, il resto del gruppo speculare e una persona dietro che fa tipo da ombra. Mi sono spiegata? Non lo so. Guardate quante volte non succede che un membro sia nascosto. What you looking at? Devo impararla. Qua, ad esempio, c'è il membro nascosto, che è un ce. Mentre qua è Karam, che però, vedete, si sposta quasi subito. E anche qua dura pochissimo il membro ombra. Non so se si chiami così tecnicamente, se qualcuno di voi lo sa me lo dica. Avete visto? Hyunjin, Kazuha e Chaewon stanno nascondendo i membri dietro, ma per quanti secondi? Guardate quanto poco rimangono nascosti. Ciao, cos'è questa? La sua pronuncia. Take the world. Anche
anche questa parte qua. Tecnicamente tornerebbe meglio per un gruppo dispari, perché metti una e hai la tua perfetta simmetria. Sono pari, quindi le ha messe sfasate. Una sì, una no, una sì, una no, una sì, una no, una sì, una no. Vedete che hanno soltanto un braccio che si incrocia, anziché avere tutte e due le braccia che si incrociano. E dà comunque lo stesso effetto che darebbe essere dispari. Stessa cosa qua, vedete, c'è un membro al centro, ma siccome sono sfasate, non dà quella sensazione di asimmetria perché sono pari. Come si fa a non apprezzare il lavoro di questo coreografo? E io non ci capisco un tubo di questa cosa, ve lo dico da viewer. I'm fearless. Allora, anche qui tecnicamente si dovrebbe vedere il membro dietro. Il punto è che Kazuha è alta 1,74 m e Sakura 1,63 m, quindi anche piegata la copre. Mentre invece le altre sono tutte simili come altezze, perché sono tutte sopra 1,70 m. Ragazzi, sono delle stangone, tranne Chewon, che però era davanti in questo caso. Però ci stava, perché comunque dopo appariva. Ok, questa è la parte che fanno in terra comunque nel video. Allora, io ho letto tra i commenti di TikTok persone dire: sono semplicemente modelle che stanno interpretando una canzone. Le ho trovate senza anima e inespressive. E loro in questo momento stanno dicendo: excuse me, bitch. Soprattutto Yoonjin, guardate, senza espressività. Amo questa cosa, solo che io sono polsolesa e scoordinata. Che carine! E belle! Ragazzi, ho un problema grosso, grande. Come scelgo la mia bias? Ve l'avevo detto, l'altra volta dovevano essere Sakura e Yoonjin. Poi è arrivata Kazuha. Apro questa esibizione, la guardo e Yoonjin decide di farmi del male, di ricordarmi per quale motivo io l'avevo scelta come mia bias. È tosta. Quando ci sono talmente tanti membri così talentuosi, con così tanto carisma, così belle, perché io poi l'altra volta non l'ho sottolineato, ma sono bellissime, cioè sono delle idee, sono sensazionali. Ma a me piace tantissimo anche Eunche, che è super timidina e super carina. L'altro giorno ho guardato il debut showcase e mi sono ricordata perché Sakura è così famosa. Lei è proprio nata con l'X Factor, è super carismatica, è proprio un animale da palcoscenico, anche soltanto parlando. E amo la sua voce, che anche quando parla normalmente è un pochino tremula. Lei c'ha la voce tipo così, non la so imitare, però è una cosa adorabile e che si distingue un sacco. Karam, perché non è Karam, ho scoperto che è Karam, pure è molto più tenera di quanto credessi, perché sembrava super badass dal teaser e dal video, ma poi sul palco è super patata. E vabbè, Chewon, ragazzi, si vede che è diventata la leader e ci sta mettendo tutto il suo per far vedere che non è soltanto una patatina al miele, ma anche che è cresciuta e ci sta mostrando la sua parte matura e affidabile. Spero che questo video vi sia piaciuto e spero che, anche se la canzone non vi piace, che almeno vediate tutto quello che c'è di potenziale in questo gruppo, perché ce n'hanno di potenziale, ne hanno, e vi stanno facendo vedere tipo un'unghia del loro potenziale. Secondo me le vedremo pian piano e ogni volta saremo più spacciati, perché è un casino, non si può diventare fan di ogni gruppo nuovo che esce a questo livello. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, stan le Seraphim e ciao ciao!